Volevo rispondere intanto sul discorso della direzione politica in generale, prendendo spunto da Stefano. Allora, non c'è dubbio che il film in questo senso è più limitato perché è più locale, soprattutto quando con molta chiarezza, devo dire, quello della Puglia spiegava l'importanza di come funziona lo scambio, o addirittura arrivare a una situazione in cui uno può, come dico, convenire, isolarsi dalla rete o cose di questo genere. Ci sono delle situazioni molto specifiche in cui effettivamente può risultare conveniente produrre energia fuori dalla rete, ma sono veramente poche e molto specifiche. È molto importante vedere questa cosa a una scala che è locale ma anche globale. Io parlo della mia esperienza europea da questo punto di vista. Riuscire a sviluppare un modello che si chiama di transizione energetica, come quello che si vede in positivo in Puglia alla fine, cioè le cooperative che hanno gestito questo impianto e così via, e generalizzarlo, può essere fatto, ma deve essere fatto mantenendo sempre una relazione tra una scala bottom up e top down, in un certo senso, tra la scala locale e la scala più globale. Perché può essere fatto se tutta la rete europea evolve e se noi quando accendiamo la luce siamo in grado di attendere in certi momenti l'elettricità anche dalle barriere idroelettriche in Norvegia, nel momento stesso in cui accendiamo la luce, cosa che oggi non è possibile perché i sistemi sono nazionali. È necessario per un motivo geografico, territoriale, perché il vento si gira nel nord quando c'è il sole nel sud e anche a sud dell'Europa, quindi se c'è una rete ben interconnessa che riesce a sfruttare le diverse situazioni di vento o di sole con gli impianti eolici che magari sono i parchi eolici ma in alto mare e non sulla terra e sono i parchi di specchi fotovoltaici nel cuore del deserto del Sahara che comunque non tale da creare una forma di rispecchiamento per cui tutto il clima della regione cambia, ovviamente allora si può compensare, perché il problema di questo sistema naturalmente e che lui ha citato quando ha parlato del suo è l'intermittenza di queste fonti. Noi ci siamo anche accorti perché siccome la batteria non era sufficientemente carica a un certo punto se ne è andata via l'elettricità e noi abbiamo finito di giocare. Bene. Non si possono risolvere questi problemi di intermittenza a scala locale per evidenti motivi, bisogna creare un sistema globale e quindi bisogna creare tutta la politica relativa. Per quanto sia anche l'obiettivo del 100% di energia elettrica di questo genere, probabilmente è una specie di limite utopico, perché di fatto quando oggi siamo al 10%, quando si parla di modelli già rinnovabili, si parla del 40-50% possibile di energia. La Germania ha una pianificazione di questo genere. L'altro 50% o sono centrali a gas oppure addirittura nucleare, cioè delle centrali che hanno una fonte continua. Però se si riesce a mettere tutto quanto in scala, magari ci riuscirà, insomma. No, volevo solo aggiungere che è molto importante che sia una produzione fossile continua di base. Questo è importante, non sentivo nel documentario se chiudere la centrale a carbone di Bayern. Beh, attenzione, perché ci vuole comunque una produzione di base proprio per supplire all'intermittenza del rinnovabile. Un giorno forse questo sarà superato, in questo momento adesso è indispensabile. Ecco, allora su questo facciamo chiudere su questo punto perché è interessante, perché è collegato alla nostra associazione contro le crisi, l'altro modello di sviluppo. Allora, la tecnologia nei prossimi decenni è tale che può creare situazioni di capacità di accumulo che oggi ancora non abbiamo, tali in cui il sistema diventa al 100% così. Questo è vero, cioè questa prospettiva di futuro non è che la dobbiamo togliere. A oggi una transizione rinnovabile, questo è il percorso del transition town, per esempio, cioè se noi vediamo la transizione via dal fossile molto rapida nei prossimi 10 anni, il modello del transition town, di fatto grosso modo il loro modello parla anche di energy descent, discesa dell'energia, cioè è compatibile grosso modo con un livello di consumi che è il 50% di quello attuale. E questo è un punto assolutamente certo. Oggi come oggi, se dovessimo avere un'economia tutta rinnovabile, dovremmo consumare il 50% di meno. Con le tecnologie sarà possibile. In questa direzione, per esempio, usiamo le tecnologie per risparmiare. Certo, qui consumiamo. Qui esattamente l'area.